Memo Remigi e Jessica Morlacchi. Ecco, in questo video di oggi non entro nel vivo della questione, non entro a parlarvi di quello che è successo o sarebbe accaduto, mi limito a esporre, a esprimere la mia semplice ed umile opinione. Allora, io ho visto bene quello che è successo o sarebbe accaduto, non ve ne parlo per motivi di privacy, c'è una privacy che deve essere tassativamente rispettata, come è giusto che sia, però mi limito a fornirvi la mia opinione perché, viva Dio, esiste la libertà di espressione e io mi appello a quell'articolo della Costituzione italiana secondo cui bisogna e si può esprimere la propria opinione, la propria visione, e lo faccio in questo video di oggi. Bene, secondo me, un conto è compiere un gesto in maniera determinata, in maniera forte, profonda, evidente. Un altro conto è compiere un gesto in maniera lasciva, in maniera, diciamo così, dolce, oppure come farebbe, tra virgolette, un padre o un nonno nei confronti, per esempio, della nipote oppure della figlia. Va bene? Ecco, io trovo che Memo Remigi sia una persona squisita, trovo che Memo Remigi sia un uomo meraviglioso, straordinario, ed è anche un uomo che ha un po' più di età, cioè un uomo maturo dal punto di vista anagrafico, va bene? E non ci vedo niente di sessualmente esplicito o sessualmente, diciamo così, reminiscente, anche perché ripeto che il mio figlio ha una certa età. Dall'altra parte abbiamo una donna meravigliosa, stupenda, straordinaria come Jessica Morlacchi, che ovviamente ha tutto, tutta la, come si dice, tutto no, interesse, tutta quanta la giustezza, se di giustizia si può parlare nel dire, nel far sapere quello che lei ha da dire, ed è giusto così, va bene. Però io ripeto, secondo me, un conto è che tu magari stai in autobus, abbia un fatto in maniera evidente, no? Senti proprio la cosa, la presenza. E senti proprio comunque il fatto che si verifica e si manifesta in maniera brutale, brutta, schifosa. Un conto invece è che magari qualcuno ti fa qualcosa in maniera dolce, garbata, non troppo forte, non troppo elevata, ma in maniera molto, molto leggera, leggerina, azzardo a dire. Ecco, questo è quello che penso. È una mia opinione, sia ben chiaro. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Io non ce l'ho né contro Jessica né contro Memo Remigi, anzi. Trovo che entrambi siano due persone meravigliose, straordinarie, favolose, fantastiche e stupende, entrambi. Perché da parte abbiamo un grande uomo, una persona meravigliosa, dall'altra abbiamo una meravigliosa, bellissima donna che ovviamente ha tutto il diritto di far sapere quello che ha dentro nel cuore e quello che sarebbe o è accaduto. Bene, questa è la mia opinione, io ho descritto quello che penso, non entro nel vivo della questione perché ovviamente non sono deputato a farlo, perché non posso essere lì a dire a è successo questo, è successo quello. Io non c'ero, io non ci sono stato e quindi evito di fare tutto questo. Beh, iscrivetevi, commentate, ciao da Leandro, narratore italiano. Questa è la mia opinione, ognuno può esprimere la propria opinione, sia chiaro, ciao.